aveva nella sua impostazione un'idea dell'Europa come Europa dei popoli e dei lavoratori, cioè un'Europa democratica che si avviasse verso profonde trasformazioni sociali. Beh, innanzitutto il pensiero di Berlinguer nei suoi punti più alti, l'eurocomunismo, la terza via, è un pensiero a mio avviso che serve alla sinistra non solo italiana, ma alla sinistra europea, come in questo convegno anche si è evidenziato. Il ritorno di interesse per Berlinguer non è soltanto di noi italiani, ma è anche di tutte quelle forze che in qualche modo stanno dando vita o cercano di dare vita a una nuova stagione della sinistra europea. Ma io credo che Berlinguer ci solleciti almeno su due versanti fondamentali della ricerca politica che abbiamo davanti. Il primo è il tema della rivoluzione in Occidente, un tema tutto gramsciano, come sappiamo. Berlinguer incomincia a ragionare su questo tema all'interno di una nuova fase del capitalismo, quella che noi chiamiamo neoliberismo, che comporta, come sappiamo, delle modifiche strutturali sia sul terreno degli assetti istituzionali, il passaggio dalla rappresentanza alla governance, sia sugli assetti della composizione di classe, il passaggio, diciamo, il processo di precarizzazione. Ecco, diciamo, l'analisi e la riflessione di Berlinguer si colloca, diciamo, all'inizio di questo processo di trasformazione del capitalismo. Ma diciamo che adesso il contesto è molto cambiato, completamente diverso rispetto agli anni di Berlinguer. Non abbiamo più una, un movimento operaio comunista in Europa occidentale così forte, una fase ancora di crescita, di offensiva. Viviamo una fase molto più complicata e la vive l'Europa occidentale nel suo insieme, perché quella intuizione che Berlinguer aveva avuto negli anni 70 e che esprime anche nei discorsi al Parlamento europeo, cioè che l'Europa stava avviandosi su una strada di declino e che questo declino potesse essere arrestato soltanto cambiando il modello di sviluppo.